Non fatemene parlare. Ora, se siete su questo canale da più di 5 minuti, diciamo che conoscete i miei gusti videoludici. Si parte ovviamente da retro game, si passa dal beat'em up a scorrimento orizzontale, gli sparatutto a scorrimento orizzontale, i platform, gli FPS, fino ad arrivare a giochi più recenti d'avventura come Uncharted o Red Dead Redemption o Grand Theft Auto. Ciò che non è mai stato nel mio mirino videoludico è Fortnite. Uno sparatutto in terza persona online, gratuito. Quando è uscito Fortnite, nei primi giorni, molti miei amici me l'hanno consigliato. Non mi ha mai ispirato e quindi non l'ho mai giocato. Non avendolo mai giocato, non posso parlare del gioco direttamente. Per quelli di voi che non hanno già abbandonato il video, chiederanno: se non parlerai del gioco, di cosa cazzo parlerai in questo video? Lasciate che vi spieghi. Qualche tempo fa ero sotto casa mia che accavallettavo la mia Vespa. Frankie! Due ragazzi tra i 13 e i 16 anni. Bella Frankie, io t'ho visto su YouTube, fai video, mi fai stralire, sei in ganzo, sei troppo un personaggio. Grazie ragazzi, mi fa piacere sapere che anche voi vi siete avvicinati al retro gaming in così tenera età. Poi inoltre i miei non sono veri e propri gameplay o video sui videogiochi, è più un personaggio caratterizzato e la sua reazione a certe caratteristiche di un gioco, quindi immagino che sia un po' più difficile da metabolizzare. Quindi davvero apprezzo davvero tanto che voi guardiate i miei video indipendentemente da se li apprezziate o no, ma vi ringrazio. Quando fai Fortnite? L'aspetto di questo gioco che non riesco ad evitare nella mia vita quotidiana è ironicamente il suo aspetto peggiore. Il fandom, i fan, i giocatori accaniti. Ora, nella mia testa esistono due tipi di giocatori accaniti. Il primo è il più innocuo. Il 25enne fuori corso che ha 4 peli pubici sotto il naso e pensa di avere la barba e passa le sue giornate tra un joint e una partita con gli amici, il tutto nella privacy della sua camera. Ottimo! Oh, ma il secondo, Dio ci salvi! Il 13enne che gioca 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e passa più tempo con la carta di credito in mano che con il controller stesso. Lo riconoscete subito perché nelle lobby online di qualsiasi videogioco è l'unico che tiene il microfono sempre spalancato. Ascolta musica trap dalle casse cinesi del computer e parla a mezzo centimetro del microfono. Praticamente nelle vuvuzela. È quello che ogni 4 o 5 parole deve sputare un "no vabbè, epico". E quando papà gli permette di shoppare con la sua carta, dabba. Dabba. Penso di aver sviluppato negli anni una specie di riflesso incondizionato in cui questo mi fa pensare che sia arrivato il giorno in cui i salti generazionali si sono fatti talmente fitti che per capire un ragazzo 6-7 anni più giovane di me devo consultare Google. E mai, mai nella mia vita avrei immaginato che prima o poi qualcuno mi avrebbe definito un bufu. E mai avrei immaginato che avrei dovuto cercarlo su Google e l'avrei trovato su tre cani. Tre cani con la parola bufu. Ho letto un articolo qualche giorno fa di una signora che va a lamentarsi in una nota catena di videogiochi che non nominerò perché ci tengo all'integrità del mio retto, perché aveva prestato la carta di credito al figlio per fare un paio di acquisti, 2-3 euro di skin, e si è ritrovata con un estratto conto di 1000 euro in shoppate. Prima di tutto la signora è andata a lamentarsi in un negozio per un gioco acquistato e ostato online, che è un po' come ammaccare l'auto e lamentarsi con il concessionario. E poi, papà, per sbaglio ho speso 2 milioni di lire in giochi per PlayStation. A questo punto le nostre schiene sarebbero state tele e le cinghie dei nostri genitori maestosi pennelli e giocando con il chiaroscuro degli ematomi esterni avrebbero creato paesaggi mozzafiato. Cercando su Google questo articolo mi sono reso conto che esistono un sacco di guide illustrate su come evitare che vostro figlio sia ugualmente stronzo. Sì, ce l'ho io un metodo che funziona. Non dare in mano il tuo conto corrente ad un ragazzino.
tipo. Ma quando ho letto il suddetto articolo, la mia reazione un po' allibita non è andata tanto al ragazzino, quanto alla madre. Già, perché sapete, gli adolescenti sono stupidi. Lo sono. Lo sono sempre stati. E sempre lo saranno. Senza eccezioni. Quindi, dando a un giovane coglione l'immenso potere di una carta di credito, dovrete aspettarvi un'immensa coglionata. È come dare un lanciafiamme ad un piromane o assumere un pedofilo come babysitter. E la madre ne era ben consapevole. E ha corso il rischio. Ha corso il rischio pur di non avere interazioni con il figlio. Oh mamma, ma accompagna a fare la fila per la felpa della Supreme. Oddio, non parlarmi, cosa vuoi da me? Prendi questi soldi e vai via! Ci sono anche un mucchio di articoli che parlano di vere e proprie dipendenze. E lì non posso proprio commentare, perché ammetto di essermi fatto anch'io qualche settimana ininterrotta di gameplay. A metà dicembre i centri commerciali si popolano di nonni che cercano la cartuccia di Fortnite. La cartuccia di Fortnite. Ora vagliela spiegare ad un 79enne di nome Eufelio Maria Ottavio che il gioco che sta cercando è un free to play in digital download shop to win One Nation, One Station, What's American Boy. Entrate in un ristorante, uno qualsiasi, troverete due genitori scocciati che si lanciano sguardi e i capelli di un ragazzino che fissa lo schermo di un tablet Mediacom con lo schermo rotto. Ma Francesco, come fai a sapere che quel ragazzino stia guardando un video di Fortnite e non la televendita di Chef Tony? Non vi sto dicendo di andare a casa e segare la marmitta del vostro motorino, ma con Miracle Blade potrete farlo. Lo capite perché durante tutta la serata sentirete cose del tipo: yo, no vabbè bro, spacchettamento epico. Per partecipare al giveaway iscrivetevi, mettete mi piace, commentate e condividete questo video con 16 amici. Parlando di streamer e youtuber che cavalcano l'onda, lo streamer di Fortnite con più utenza si chiama Ninja ed è stato chiamato per presentare, per intrattenere il Capodanno a New York. Prima di tutto gli organizzatori non concepiscono che fare video in cameretta ed intrattenere una folla di milioni di persone non è lo stesso mestiere, e non è lo stesso mestiere. Ma gli stronzi hanno anche fatto la matematica. Ninja ha 28 milioni di iscritti e New York ha soltanto 8,6 milioni di abitanti. I conti tornano! Sì, ma non avete considerato un piccolo, microscopico, nanoscopico dettaglio. La demografia? Sì, perché hanno dato per scontato che un veterano del Vietnam in vacanza a New York con figli e nipoti fosse disposto a fare un balletto tratto da un videogioco online che lo ha preso da un video di Katy Perry che lo ha copiato da un video su YouTube del 2014. L'obiettivo di Ninja quella sera era quella di fare il record per i flossing. Mio Dio, flossing, dab, bufu. Solo conoscere il significato di questi termini mi fa accapponare la pelle. Comunque il suo obiettivo era quello di fare un record per il maggior numero di flossing contemporaneamente. 1 milione di flossing. Ce l'avrà fatta? Giudichiamo insieme. Quasi. Che poi in un 2018 che ci ha regalato un Red Dead Redemption 2 con più di 60 ore di trama giocabile e migliaia di nuove meccaniche, un God of War dalla trama spettacolare, dei paesaggi da mozzare il fiato e un gioco di Spider-Man che finalmente soddisfa appieno i fan e un Super Smash Bros. Con il parco personaggi più vasto di sempre, il miglior gioco 2018 va a Fortnite. Sapete, quando eleggono Miss Italia, Miss Russia, Miss Stati Uniti, non è soltanto una questione di bellezza, ci sono delle linee guida da seguire, che si parla di cultura, si parla di portamento, tanti fattori. Eleggere Fortnite miglior gioco del 2018 per il suo bacino d'utenza è come
e leggere Miss Italia il puttanone del paese. Altra flash news. Il miglior gioco 2018 è un gioco del 2017. Calate il sipario. No, rialzate il sipario che devo fare un'ultima osservazione. Questo non è un videogioco, questa è un'occasione imperdibile. Un treno che passa una volta nella vita, perché basta usare un po' di slang e fare qualche mossa strana che subito si è di nuovo rilevanti sui social e in TV. Lo fanno nei late show, lo fanno al telegiornale. Ciò significa che tra qualche secolo gli storici penseranno che noi eravamo tutti dei ragazzini con gli angoli della bocca sporchi di patatine. Questo non è un gioco, è un vero fenomeno mediatico. Sì, è davvero famoso tra il pubblico. Sapete cos'era molto famoso nel popolo? La lebbra. Il ritorno di Francesco che parla davanti a uno sfondo nero di cazzate a caso. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi e mettete mi piace per partecipare al giveaway. No, sto scherzando, non ho così tanti soldi. Questi sono un mucchio di video che potreste guardare e trovare intrattenenti. Ho fatto anche una collaborazione con videogiochi del Kazoo, un sacco di cover ganze. E ho anche suonato l'armonica lì con il nuovo personaggio musicale, Tony Rust. Alla prossima!